Il tema del consumo del farmaco equivalente è di estrema importanza, soprattutto nelle società in cui la popolazione con una fascia d'età più avanzata è in continua crescita, e come la nostra. In questa fascia di popolazione, in particolar modo, vi è un accumulo di patologie croniche e quindi un aumento della necessità di trattamenti farmacologici anche a lungo termine. E favorire in questo contesto il consumo, l'uso del farmaco equivalente vuol dire favorire anche un maggiore accesso alle cure e una migliore e maggiore aderenza terapeutica del paziente. Per questo motivo Italia Longeva, con il supporto di Egualia, si è fatta promotrice di un'indagine che ha valutato quali sono, come è regolamentato e come avviene il processo di prescrizione del farmaco equivalente nel nostro territorio, coinvolgendo referenti per la farmaceutica in diverse regioni e aree del nostro paese. E l'indagine ha valutato i tre principali aspetti e le tre principali fasi del processo di prescrizione del farmaco, che coinvolgono il medico prescrittore, che deve essere sensibilizzato, educato alla modalità di prescrizione, anche favorendo l'uso del farmaco equivalente, farmacista che distribuisce il farmaco al paziente o al suo caregiver, e quindi il paziente, il caregiver, che deve essere educato e anche sensibilizzato al consumo dell'equivalente, superando una serie di pregiudizi che forse ci sono ancora nella nostra popolazione. I dettagli dell'indagine verranno discussi insieme nell'ambito dell'evento Long Term Care 7 a Roma, e quindi vi aspettiamo.